Ho ricevuto questa lettera da parte di Carta Carbone, indirizzata a me, e da parte del poeta Renzo Favaron, che ringrazio, con alcune domande. La prima è questa: dice, nelle due precedenti raccolte, Nomi propri 2018 e Ad ogni umano sguardo 2019, si sono gli ultimi due libretti, insomma, uno più piccolo, uno più grande, che ho pubblicato, il primo presso Amos Editore e l'altro presso Aragno. Ecco, la presenza del dialetto era episodica e piuttosto marginale. Quest'ultimo libro, invece, intitolato Ad coda al viel, in fondo al viale, scritto interamente in dialetto, in bolognese rustico orientale, come lo definisce, come convivono quindi nella sua poesia, lingua e dialetto. Ecco perché stiamo parlando di questo libro che è in uscita presso Ronzani Editore, che si intitola Ad coda al viel, che in bolognese sarebbe in punto, in fondo al viale. Due parole sulla... insomma, intanto è il primo libro che scrivo interamente in dialetto. In quelli precedenti c'era qualche così sporadica emergenza del dialetto, una traduzione da Pascoli, una traduzione da Ini e poco altro, un elenco di toponimi. Questo invece è una raccolta scritta interamente in dialetto, in quello che si definisce, e non sono io a definirlo, ma è un glottologo che si chiama Daniele Vitali, che ha studiato, insomma, anzi da anni studia appunto il dialetto, i dialetti, insomma, dell'area bolognese, e appunto lo chiama questo dialetto rustico orientale, perché non è proprio quello cittadino, petroniano, diciamo così, ma è quello parlato nell'area, insomma, nella zona da dove vengo io, anche se abito in Veneto ormai da 30 anni, che è appunto la provincia nord-orientale ai confini con la provincia di Ferrara e di Ravenna. Non è che ci siano delle differenze abissali rispetto al dialetto, come dire, urbano, però insomma c'è qualche differenza dal punto di vista del vocalismo, del qualcosa del lessico. Non è frequente, è stata un po' una sfida questa di un libro interamente in dialetto bolognese, perché non c'è una tradizione molto, molto forte, insomma, da questo punto di vista. E invece, insomma, vicino, nelle province vicine, c'è stata e c'è una fioritura, una grande fioritura appunto di poesia in dialetto. Modena, oggi con Emilio Rentocchini, con Alberto Bertoni, e poi ad est la Romagna, che è davvero una fucina, insomma, di poesia dialettale, da Guerra a Pedretti a Raffaello Baldini, insomma. Mentre Bologna non ha, tranne insomma qualche così apparizione un po' sporadica, non ha mai manifestato una poesia in dialetto vera e propria, tranne qualche caso, come lo chiamava Pasolini, di una poesia pedestre ridanciana, ecco, insomma, poco altro. Quindi questo, insomma, è tutto un terreno da esplorare in pratica, quindi per me è stata un po' una sfida. Anche perché io non ho mai parlato né in famiglia né con amici il dialetto. Non si usava più neanche per le persone della mia generazione. Quindi io ho sempre parlato e pensato in lingua, insomma, in italiano. Quindi per me il dialetto è, come dire, una sorta di viaggio nella memoria, ecco, l'ho ricostruito attraverso la memoria dell'infanzia, della prima adolescenza, con delle parole che sono affiorate proprio quasi come inaspettatamente, quasi insomma prustianamente, potrei dire. E quindi è una lingua, per me il dialetto, è una lingua che ho scoperto di sapere, ecco, ed è comunque una lingua che considero
insomma, è una sorta di lingua anteriore ed è una lingua che è comunque una lingua morente se non morta, insomma, e quindi è un po' scrivere per me in dialetto come scrivere, che ne so, in latino. Bene, ecco, una seconda domanda. Dice: da dove viene, dove va la sua poesia? In altre parole, da dove ritiene che abbia origine la sua scrittura poetica e, se mai lo è, a chi o a cosa pensa sia rivolta? Ecco, da dove viene? Viene da un luogo preciso. Io penso che, insomma, la poesia proviene sempre da un luogo, che può essere il luogo dell'origine, che può essere un luogo di affezione, un luogo abitato, oppure abbandonato, amato, odiato, vicino, lontano. E a me vengono in mente un paio di esempi. Luigi Meneghello, vabbè, è un romanziere, però il processo è lo stesso. Luigi Meneghello, che dall'Inghilterra ricostruisce pietra su pietra, potremmo dire, il paese di Malo, oppure, anche se insomma con un po' più da vicino, diciamo, lo stesso Raffaello Baldini, di cui abbiamo parlato prima, che da Milano, dove abitava, compie lo stesso procedimento di ricostruzione, dopo parola, pietra dopo pietra, di Sant'Arcangelo, insomma, del paese in Romagna, in provincia di Rimini ora. Ecco, quindi forse più che da un luogo, la poesia nasce proprio dalla distanza di un luogo, da un luogo. E a chi è rivolta? Beh, insomma, io credo che la poesia sia sempre rivolta a qualcuno, cioè parla sempre di qualcuno e a qualcuno. E comunque ci deve essere anche un lettore che va, come dire, verso il quale bisogna avere anche un po' di riguardo, nel senso, bisogna farsi capire in sostanza, cioè bisogna usare un linguaggio, io credo, che sia immediatamente accessibile, non bisogna costringere un lettore a chissà quali acrobazie ermeneutiche. Ecco, quindi, insomma, se è vero che la poesia è una stretta di mano, però, insomma, devi anche farti capire, devi anche parlare la stessa lingua, ecco, e che sia la più chiara possibile, credo. Ecco, un'ultima domanda. Ecco, nella prefazione alla raccolta Ad ogni umano sguardo, quella appunto uscita nel 19 presso Aragno Editore, Alessandro Fo parla, a proposito della sua poesia, di partitura musicale di una profonda pietas. Ritiene che tali tratti, musicalità e pietas, siano presenti anche in questo ultimo libro? Beh, sicuramente musicalità sì, perché poi la musica è comunque la base, io credo, della poesia, l'armonia è il fondamento della poesia, è quello che distingue la poesia da qualche cos'altro. E io uso anche in queste poesie in dialetto una metrica tradizionale, endecasillabo soprattutto. Beh, non diversamente poi anche, per esempio, dai poeti dialettali romagnoli, ecco, da Baldini innanzitutto. E certo, poi la sonorità è diversa, perché il dialetto bolognese, come in genere un po' tutti i dialetti emiliani, in genere gallo-romanzi, sono ricchi di termini, come potremmo dire, di aspre e chiocce, per dire, con Dante, no? Quindi con termini duri, ricchi di nessi consonantici, spesso irti, sassosi quasi, quindi la sonorità, insomma, è sicuramente un po' diversa dall'italiano. Ecco, per quello che riguarda invece l'altro rilievo, e cioè la pietas, beh, sì, potrei, anche qua, insomma, pietas significa vedere, rivolgersi agli altri, innanzitutto, e riconoscere negli altri, come possiamo dire, questo una sorta di dolente sentimento dell'esistenza e magari condividerlo, forse. E quindi significa anche rinunciare un po' a una
dimensione soggettiva della lirica per cercare invece di affrontare un discorso plurale. Da ultimo, ecco, potrei leggere questa, a proposito proprio di Pietas, potrei leggere questa poesia tratta dal libro, che poi è stata finalista l'estate scorsa al premio Malattia della Vallata. Si chiama Speia. Io direi prima lo leggo in traduzione e dopo nell'originale. Ecco, vedete che insomma, la collana di Ronzani si chiama Qui altrove. Io direi che faccio parte piuttosto dell'altrove. E dice così: Spia, a volte gli piace guardare nelle case degli altri verso sera, quando il cielo diventa buio e le finestre si accendono come stelle. In questa c'è uno che fuma, in quella accanto una pentola che bolle sul fornello. Uno è uscito dalla doccia completamente nudo, tira giù la tenda e chiude le imposte. Un'altra che parla forte al telefono, intanto che gira avanti e indietro per la stanza da letto. Qui un bambino piccolo piange dentro una culla. Là uno più grande fa i compiti, stringendo l'abiro in bocca. Uno che legge il giornale stando sdraiato. Due, donna e uomo, che litigano al primo piano. Un gatto dorme, il naso attaccato ai vetri, un bambino fa delle smorfie. Uno che non si muove da sedere davanti alla televisione, ma è spenta. Una che fa ginnastica e quell'altra che sta stendendo il bucato. Due vecchi, marito e moglie, che si mettono a tavola presto. Un ufficio dove non c'è più nessuno. No, non è una spia. Vuole solo vedere la vita che se ne va, che vola via. Ecco, nel mio dialetto d'origine, questo bolognese rustico orientale, così denominato, suona in questo modo: Speia. Dal volt ai pies guardare in cada chieter, versira, quando al fil al vanta bur, e al fnester i simpeian, come dal strel. In questa a Ion Calfoma, in quella banda una pnata claboi in vetta al fornel, on le gnozò, fora, nud, ned della dozza, al tirasò la tanda e al sera iscur, un'etra che la scor fort al telefono, in calmentra che la gira avanti e indri per la stanza da letto. Qui un putain cen al fighe in tuna cuna, là un più grande al fa i cumpin, stricando la biro in bocca. On callesa il giornel da sterasesa, du donne e oman chi brevan al prem pian, un gat al dorum, al nesta che è vider, un cino al fa di grogn. On can smooth breeze da seder nanza la televisione, mole smurze. Ona che la fa ginnastica e cletra, cletristander la bughe. Du vich, marei e muier, chi smet na tevla prest, un uffessi in duvaia più in ciò. No, ne breeze na speia, al vul sol veder, la vetta che la snin va, che la vola via.